Buonasera. Buonasera e benvenuti a tutti a questa serata dedicata alla comicità, ma non solo, anche alla solidarietà. Io lo dovevo distruggere prima che entravi in agenzia, quel maledetto computer. Io poi non riesco a capire come fai tu a capirti tu e questo ammasso di lamiera. È una questione di feeling, papà. Hai detto bene, è proprio una questione di fili e di lamiera. Sei tu che non stai al passo con la tecnologia. Questo sarà pure vero, ma che quello è bastardo, eh. E poi pure felice. Perché che cosa ha felice? Ha 10 anni più di te, ecco che cosa ha, hai capito? Cominciamo con la solita storia, papà. No, e chi te lo tocca felice, per carità? Felice agonia. Un nome, un programma. Ma perché invece non ti preoccupi del nome che hai messo a me? Addolorata. Immagina quando sarò sposata, addolorata, scampo a morte in agonia. È arrivata la pasta! C'è pasta per te! È arrivata pure la De Filippi! È arrivata, c'è pasta per te! E per forza, ma come fa ad arrivare la pasta senza di me? Testa proprio che si è arrivata. Forza, dimmi se c'è qualcosa da filmare e battegna. Sì, sì. Forza. Sono 2 cataloghi con le casse da morto. Ma hai visto quanti tipi ce ne sono? Ho visto, sì, le vendo. Non immaginavo che il settore fosse così vario. Sa, ho dato 2 sfogliettini, non sapevo cosa fare. Scusa una cosa, Umberta. Cioè, le mie riviste arrivano chiuse dentro al cellofano. E tu le apri. E perché? E te quando ti arrivano le lasci col cellofano? E certo che no, le vi cellofano e le leggo. Ed è quello che ho fatto io. Sì, ho capito, ma le riviste sono mie e tu non le devi aprire, capito? E lo so che sono le tue ed è per questo che te le ho portate. Ma questo mi fa girare. Ma sorvola. Sorvola, che sorvola e sorvola? La posta è prima. Permesso? Si può? Prego, signora, che comodi. Grazie. Stavo andando dal parrucchiere per la cerimonia e sono passata a lasciarvi le sue ultime volontà. Che saranno rispettate, signora. Stavo giusto preparando il documento per il trasporto. Se aspetta 2 minuti glielo do. Aspetto, faccia pure con conto. Signora, ma cosa fa? Rimane in piedi, abbiamo un bel divano, guardi. Ti accomodi. Per carità, non posso. E come mai, non può? Il vestito. Il vestito? Mi si potrebbe sgualcire. Sa, la cerimonia. Ah già. Vabbè, signora, senta, io conoscevo molto bene sua sorella, non so cosa dire, sai. Sì. L'unica cosa che si può dire in questi casi è. Tante condanne. Fermo! Che è successo? Il fondotinta. Me l'ha consigliato stamattina l'estetista quando l'ho chiamata. Non vorrei che mi colasse, sa? Per la cerimonia. Signore, ma fatemi capire una cosa, cioè, voi con vostra sorella morta dentro casa, la prima cosa che fate chiamate l'estetista. Ma no, la seconda, la prima ho chiamato voi. Ah, allora cambia tutto. Beh, va bene, ma che avrei dovuto fare? Lei oramai, poverina, è trapassata. In questa occasione così drammatica, io vorrei che tutto fosse perfetto. Ci saranno gli invitati, sa, per la cerimonia. Ma che fate, pure il rinfresco? Papà. Ma ci mancherebbe, alle persone che verranno bisognerà pure offrire qualcosa. Eh già, ci dovesse andare via da un funerale con la fame. Non faccia caso. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno, signor Fortunato. Ma forse vi dovrei chiamare papà. Oh, e andiamo avanti. Buongiorno, dolcezza mia. Luce dei miei occhi. Tutto bene, amore? Tutto a posto? Tutto bene, Felice. Allora, hai incrociato la signora Dalgisa? Sì, signore, ma siccome lei usciva di corsa mentre io entravo, non ci siamo incontrati, ma per tanto proprio, E com'è andata? Tutto bene, tutto a posto. Quello con il metro elettronico, ho preso le misure. Con la bilancia volumetrica, ho calcolato il peso.
Con il palmare ci ho fatto scegliere la bara e con la penna ottica ho compilato l'ordine. Ma non finisce qui. Ah, non finisce qua. Non finisce qua. No, perché con il wireless mi sono collegato a internet. www.scampamatte.com e con il PIN e con il CIN ho attivato il POS e ci ha già fatto il pagamento tramite NIT. E ci mancava solo un razzo intergalattico e la seppellivamo su Marte. E non scherziamo proprio, oggi la tecnologia ha fatto miracoli. E andiamo avanti. Allora, Felice, il laboratorio è pronto? Sì, signore, tutto pronto. Stamattina prima di andare dalla signora ci avevo preparato tutto. Senti, le maschere per il lifting? Tutto a posto, anche quello tutto pronto. Gli aghetti per il peeling? E ti ho detto adesso, tutto pronto. Tu lo sai che quando io mi ci metto sono perfetto ed efficiente. Bravo, hai detto proprio bene, sei un perfetto deficiente. Ma che è successo? Che è successo? Felice, tu sei peggio di un albero di banane. Non ne fai una dritta? Ma dico, roba ad andare in galera per le prossime 18 generazioni. Ora ti faccio vedere che ha combinato un marrello tuo. Ragazzi? Ma venite, non vi fate vedere a nessuno che andiamo in galera stavolta. Piano piano. Piano, non vi fate vedere. Venite dietro. Oh, andiamo avanti. No, avanti con la brevetta. Venite qua, portatela qua che la mettiamo dentro. Allora, che succede? Me lo chiedi pure. Ma come che succede? Non lo vedi da solo che succede? No. Ma non vedete che non ci stiamo con le misure? Che scende? Si vede che la notte è troppo lunga. Decide lì. Già. È quella la morte che è troppo lunga. Non sarà per caso che la cassa è troppo corta? E non è la stessa cosa! Maronna mia, non è la stessa cosa! Io me lo ricordo come se fosse adesso, io sono arrivato a casa dal corno, che saranno state le 6:30, e la signora Dalgisa era seduta che piangeva, e piangeva, e come piangeva! E diceva, e ma come faccio io? Tutta da sola! Ad organizzare la cerimonia! Professoressa Gertrude, era stesa per terra, tutta accartocciata, con una mano sulla pancia e la destra in mezzo alle ginocchia. Come stava, professoressa? Con una mano sulla pancia e la destra in mezzo alle ginocchia. La pancia, le ginocchia, ma che l'ha misurata tutta accartocciata allora!
una sostanza, da un paese lontano, 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 che qui in Italia non vendono. In una città lontana, lontana, in una via, aspetta, come si chiama quella via, 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 via internet, ecco, sì, via internet. Gertrude, capisco che sei stonata, ma via internet, una via secondo te? Ma ti, ma lo sai una cosa? Io potevo essere morta, morta per sempre. Ma per forza, e mica si muore a puntate, come beautiful. Te l'ho detto quello che devi fare, quindi adesso vai, vai, vai di corsa e torna solo quando ti chiamo. Vai, 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 vai. E io, devo fare la morta, quello che facevo prima. Vai. Vai, 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 vai. Oh, mamma mia. Forza, ragazzi. Forza. Santemono, prenditi la comoda e se la prendi sempre comoda qui, ragazzi. Se la prendi sempre comoda. Stavo prendendo la pasticca per la pressione. Ma te per la pressione non ti serve mica la pasticca. Ti serve il gommista, ti serve! Spiritoso! Forza tu! Tirala su! Forza! Oh! E andiamo avanti! Scusi, tanto capo, come faccio ad andare avanti se devo prenderla per le spalle? Scusa, ma chi ti ha detto che devi andare avanti? Mettiti dietro, tirala su, forza che abbiamo da fare! Oh! E andiamo avanti! E l'hai detto! Ma devo andare avanti o devo stare dietro? Qui! Se io la prendo per le spalle e tu per i piedi. Vediamo, siamo già fatti. E allora? Ma è vero! Da questa parte pesa di meno! E per forza da quella bisogna trasportare a peso morto! Ma ta scoperta fatta! Perché da quando in qua un morto si trasporta a peso vivo?